Naturalmente i giornali in Italia dipenderebbero meno dai soldi dello Stato e da Tizio Caio che fa pubblicità se ci fosse un tetto alla pubblicità televisiva che immediatamente travaserebbe molto del mercato pubblicitario sulla carta stampata. Negli altri paesi la stampa rappresenta circa il 60% degli investimenti degli inserzionisti pubblicitari, mentre in Italia rappresenta meno del 30%, perché il grosso se lo mangia la televisione. Se non si mette un tetto alla pubblicità televisiva, Mediaset, che è l'unico soggetto che non ha tetti, perché la RAI ha tetto e mette già al massimo, sfora continuamente perché non ha un limite. Naturalmente chi dovrebbe mettere il limite è il proprietario di Mediaset, e questo spiega perché non c'è. E quindi i giornali sono affamati dal fatto che la pubblicità è pochissima, con la crisi finanziaria ancora più affamati di prima, e quindi togliere i finanziamenti pubblici ai giornali senza risolvere il problema della pubblicità significherebbe semplicemente stritolare la gran parte della stampa italiana. Io sono favorevole a togliere i soldi ai giornali, ma prima bisognerebbe mettere il tetto alla pubblicità televisiva. La privatizzazione dell'acqua, quali margini ci sono perché le mafie mettano le mani su tutto il mercato? Che mettono le mani su tutti i mercati produttivi, sanno investire bene i loro soldi. In questo momento di crisi finanziaria, ieri sera non so se avete visto Bersani Tremonti ad anno zero. Bersani ha devastato, Tremonti ha devastato Bersani, lo ha fatto a fette proprio. Non c'è partita, ma una delle cose ragionevoli che ha detto Bersani è che in questo momento gli unici ad avere i soldi sono le mafie, anche perché li stanno facendo rientrare con lo scudo fiscale anonimo, e quindi possono disporre di enormi capitali che possono investire senza che nessuno vada a chiedergli come li hanno accumulati, perché sono soldi che lo Stato li ha ripulito con lo scudo fiscale, quindi lo Stato ricicla i soldi sporchi della mafia. E quindi con quei soldi le mafie oggi possono comprare qualunque cosa, anche perché sul mercato ci sono solo loro che hanno della liquidità. Quindi certamente entrerà nel mercato dell'acqua. Peraltro in Sicilia l'acqua è sempre stata privatizzata, nel senso che gli acquedotti sono un colabrodo, spesso non arrivano nemmeno in certi posti, quindi l'unica acqua è quella che ti arriva con le autobotti chi le gestisce? La mafia. È lo Stato vero e proprio che eroga servizi più efficienti di quelli che lo Stato non è in grado di erogare, quindi è assolutamente abituata, tra l'altro, ha già il background per il ramo acqua, perché lo sta esercitando da diversi decenni. C'era questa domanda personale, non amo molto le domande personali, cioè se è impegnativo o meno fare il giornalista in questo modo, bisogna stare attenti alla propria vita privata, ma insomma evitare di andare con i trans al suo primo. Bisogna essere un po' più accorti dei politici del centro-sinistra. Sapendo che ovviamente insomma, se riuscissero a trovare qualcosa lo tirerebbero fuori volentieri. A me non sono riusciti ancora a trovare niente, tant'è che hanno dovuto inventarsi delle mie vacanze a spese della mafia, e continuano a scriverlo anche se ho dimostrato che in realtà le pagate io, ma comunque insomma pazienza, capita. Tra l'altro fu Repubblica a scrivere per la prima volta quella bella strozzata, quindi vedete che bisogna difendersi da tutte le parti, non soltanto da destra. Abbiamo fatto un giornale cartaceo, e quindi che cosa penso dell'informazione, direi, della rete, dei blog, della nuova frontiera? Ma la rete e i blog sono una nuova frontiera per chi naviga in rete. Per chi non ha computer oppure non lo usa per navigare in rete, i blog sono un oggetto misterioso. Noi siamo un paese dove ancora l'80% degli elettori si forma un'opinione e prende una decisione di voto esclusivamente guardando la televisione, quindi
l'idea che si possa fare a meno della televisione è una pia illusione. Uno può spegnerla se non gli piace, ha risolto il suo problema, ma il problema di 30 milioni di persone che ogni giorno guardano la televisione rimane anche se tu la spegni. E quindi ci vuole la televisione, come ci vuole la rete, come ci vogliono i giornali di carta. A me hanno detto: cosa fare un giornale di carta che la gente non compra più il giornale di carta? Non compra il giornale di carta, 70.000 copie, più 43.000 copie, 10.000 di carta per posta. Quindi non è vero che la gente non vuole più la carta. Io tra l'altro sarò antiquato, ma insomma leggermi l'intero giornale su internet mi cascano gli occhi al terzo articolo, mentre se uno ha un suo bel giornale, se lo spoglia, se lo ritaglia, se lo porta, se lo stropiccia, se lo dà a un altro, lo tira fuori quando sale sul treno, sulla, cioè ogni volta non è che puoi tirar fuori la rete e cominciare a navigare, anche perché noi che siamo un paese molto coperto da questo punto di vista. E poi provate a ammazzare una mosca con un quindi ci vuole tutto nel no, lo dico perché ce n'è una che sta rompendo veramente le palle da ore. Io vedo il formato gigante perché sta dietro alla boccia dell'acqua, però non ho un giornale purtroppo. Ci vuole tutto. Io credo che il sistema deve essere plurale sia per quanto riguarda i punti di vista sia per quanto riguarda i mezzi con i quali si fa circolare. Magari un giorno arriveremo al punto che la gente farà tutto sul computer, ci avremo degli occhi tipo fanali, ma guarderemo tutto lì dentro, faremo la spesa lì dentro, così come ci viene raccontato, perché invece di sfogliare un libro si comprano, come si chiama, ebook o qualcosa del genere. Io lo trovo abominevole, però comunque che magari può essere che un giorno avremo anche l'ebook per leggere, però in questo momento insomma la situazione è quella che è, bisogna prenderla in considerazione. Io comunque devo dire che non mi faccio mancare nulla perché ho un blog, collaboro col blog di Grillo, faccio un giornale di carta che però ha anche un blog che si chiama Antefatto e che diventerà presto un sito e che è anche in abbonamento online, e poi appunto faccio pure una roba a teatro, una roba in televisione, mi manca solo la radio, quindi penso che tutti i mezzi siano buoni e ciascuno ha le sue specificità, naturalmente, le sue controindicazioni. Certamente così mi ricollego con l'ultima domanda sul No Bidet, così come il giro tondi anche il No Berlusconi Day sarebbe stato assolutamente impensabile prima che nascesse la rete, perché una volta si facevano le manifestazioni quando le organizzavano i sindacati e i partiti, altrimenti non si facevano, perché ci voleva qualcuno che convocasse la gente dicendo al giorno tale, all'ora tale ci vediamo in piazza con le bandiere, eccetera. Se volete vi portiamo noi. Adesso tutto questo è saltato dal fatto che parte un input su Facebook o su qualche altro social network e immediatamente si radunano le masse. Il primo esperimento fu proprio quello del Palabobis e dei girotondi, che cominciarono a utilizzare questo sistema, mentre i giornali ovviamente non ne volevano sapere perché i partiti hanno questo di bello: ogni volta che sentono parlare di piazza mettono mano alla pistola, cioè temono la piazza perché loro non ci vanno più da anni, hanno la scorta per difendersi dai propri elettori. Ovviamente i politici italiani, non è vero che hanno la scorta per difendersi da Al-Qaeda, non è vero che Schifani è minacciato dalla mafia, insomma adesso va bene tutto, Schifani è minacciato dalla mafia sarebbe una contraddizione, sono minacciati dai loro elettori, temono di essere raggiunti dai loro elettori, questa è la ragione per cui hanno la scorta. Quindi quando sentono parlare di piazza, invece in realtà la piazza è il primo luogo della democrazia, molto prima del Parlamento, e quindi adesso ci va la gente che può convocarsi, autoconvocarsi spontaneamente grazie alla rete, e questo sicuramente è un grosso vantaggio rispetto a prima, quando i sudditi venivano convocati dai partiti a fare massa critica. Ancora due domande mi pare.
Un'altra domanda personale, cioè quale libro e quale film mi hanno formato come giornalista? Nessun film, nessun libro in particolare, io ho sempre voluto fare il giornalista e poi ho sempre letto tutti i giornali che mi capitavano per le mani e ho letto molti libri scritti da bravi giornalisti, credo che questo sia il modo migliore per imparare a fare i giornalisti, leggere i libri di Montanelli, di Lanza, quelli magari dei primi tempi, di Biagi, ho detto giornalista. Di Giorgio Bocca, e i film sui giornalisti a volte sono molto divertenti, come Prima Pagina con Walter Matthau e Jack Lemmon, ma non è che ti insegnano a fare il giornalista, ti insegnano a non prenderti troppo sul serio, che è sempre una buona cosa. Come faccio a mantenere la calma davanti a Cicchitto, Bondi o Cosi? Bondi mi è capitato praticamente mai una volta, ma era spento quella sera, prestissimo. Cicchitto non disse niente la volta che venne ad Anno Zero contro di me, e Cosi non lo trovo particolarmente irritante, devo dire, però non abbastanza. Cioè non è uno che si nasconde, è uno che ti dice che bisogna bruciare gli immigrati senza problemi. A me danno fastidio i bugiardi, a me danno fastidio quelli che vengono lì e ti dicono che la legge sul processo breve la stanno facendo per noi, e che poi sì, certo, hanno scoperto che rientrano anche due processi a Berlusconi, però è talmente importante farla per noi che non possono rinunciare solo per il fatto che ci rientrano anche due. Ecco, quelli io li piglierei a schiaffi, perché a me non dà fastidio uno che la pensa diversamente da me anche in maniera aberrante, ma mi dà fastidio chi tenta di prendermi per il culo. Ecco, questa è una cosa che proprio. Tremonti non dà nessun fastidio, perché Tremonti è esattamente come voi lo vedete, non è uno che nasconda qualcosa, è uno che dice quello che vuole dire senza fare finta di niente. Mi danno fastidio i falsi, mi danno fastidio gli ipocriti, per questo ho perso la calma con Lupi, perché Lupi è un sembra un santino in sucrà, come si dice a Torino, cioè inzuccherato, e in realtà insomma basta andare a Milano per capire il giro. Sgarbi. Sì, poi c'è questa prassi tipica dei politici romani che fingono di litigare in televisione, poi alla fine vanno a cena insieme e si abbracciano. Io non ce la faccio, per cui io se ho da ridire con qualcuno che mi ha insultato, alla fine manco lo sapito, cioè non riesco a fare l'amico con gente che dice certe cose, con chi dissente sì, tant'è che sera con Tremonti ci siamo fatti anche alcune risate alla fine della, non posso dire su cosa perché ovviamente erano cose private che non direbbe mai in pubblico, ma non riesco a fare l'amicone con chi mi dice che sono delinquente, ecco, cioè se mi dici che sono delinquente ti denuncio e non vengo a cena con te. Invece c'è questa cosa per cui delinquente, poi come va, eccetera, tranquilli come se fosse tutto finto. Per me non c'è niente di finto, le cose che dico le dico perché ci credo, non perché devo fare una parte in commedia, e quindi prendo sul serio anche le cose che dicono gli altri.